Allora, prestiamo a giocare contro la Fortitudo, che è una squadra, io dico, una finta neopromossa perché ha nel suo organico giocatori che hanno un numero di presenze, un numero di esperienze nel campionato di Serie 1 veramente notevole. Penso che sia tra le squadre che ha un maggior presenze di A1 dei propri giocatori di tutto il campionato. E qua mi riferisco a giocatori come Aradori, Lunen, lo stesso Mancinelli, lo stesso Stipcevic, Cinciarini, sono cinque veterani con grandi qualità offensive e in questa qualità offensiva Aradori è per eccellenza uno dei top player, perché è uno dei top player italiani, un giocatore che può fare canestro con una facilità incredibile, un talento notevole sia nel tiro da 3 punti, nel gioco di uno contro uno, che può in ogni momento accendersi e in pochi minuti cambiare il corso di una partita. Lunen è un giocatore che sa dare, grande giocatore di squadra, sa dare grandi equilibri a tutta la squadra, sa fare sempre il passaggio giusto e sa farsi trovare lui pronto al posto giusto, sempre nella migliore spaziatura possibile sul campo. Il talento di Mancinelli è fuori discussione, Mancinelli è stato per anni il migliore numero 4 italiano. Ha giocato sempre al vertice in campionati di squadre di vertice perché è un giocatore dal post basso importante, post basso per concludere lui, post basso per lasciare spazio ai compagni. E poi Stice, diceva Varese, ha avuto una sua storia. Cinciarini, un altro giocatore del campionato italiano, sempre importante. Attorno a questi ci sono poi un giocatore come Fantinelli, che è sempre un giocatore fatto molto bene al campionato di A2. È l'unico esordiente in questo campionato, però un esordiente con alle spalle tanti campionati di A2 da protagonista, perché è sempre stato con Treviso e con la Fortitudo, ha giocato sempre al vertice. Questo, quindi, facendo questa rappresentazione, è una squadra dal grande talento importante, dal talento offensivo notevole, e noi non possiamo prescindere da una partita difensiva di grande livello, con grande attenzione su ogni giocatore, sulle caratteristiche di ogni giocatore, su un grande caratteristica, quello che loro possono fare assieme, non distrarsi perché i giocatori che fanno in fretta accendersi e entrare in partita. Quindi sia per noi sarà importante sia la durata della nostra prova difensiva che la qualità della nostra prova difensiva. Ecco, con queste, quindi una partita a giocare con grande intensità, con grande agonismo, vogliamo far vedere la faccia bella della nostra squadra, al nostro pubblico. Non ci siamo riusciti nella partita contro Sassari all'esordio, però abbiamo fatto delle buone cose in questi 15 giorni, vogliamo dimostrare sul campo ai nostri tifosi che possiamo fare delle buone cose, che loro insomma, possiamo dimostrare di meritare la loro fiducia e il loro incitamento che continuamente ci danno qua al Palazzo.